Tutti i ragazzi normali si assomigliano tra loro. Ogni ragazzo, imbecille, lo è a modo suo. L'incrocio stradale situato a poca distanza dalla casa di Umberto aveva acquisito nel tempo una fama sinistra. Una mezza dozzina di passanti era stata investita da veicoli pirata negli ultimi 2 anni. Il ragazzo prestò quindi la massima attenzione prima di impegnarlo. Ma un'automobile targata Palermo svoltò all'improvviso al suo fianco. E il silenzio di quella mattina di giugno fu lacerato da un urlo brutale. «Vaffanculo, terrone di merda!» Umberto gridò il disperato insulto in direzione della vettura che aveva usato sfiorarlo mentre era intento ad attraversare con circospezione la strada sulle strisce pedonali, senza curarsi però del colore rosso del semaforo. D'altronde lui era fatto così. Prima agiva e solo in seconda battuta meditava sulle sue gesta. Se fosse nato al posto di Mazzini, non avrebbe intitolato il periodico Pensiero e Azione, bensì Azione e Pensiero. Ma lo si poteva scusare. Aveva soltanto 17 anni. Un ragazzo timido, Umberto di Capestrano, riusciva a celare in maniera superba la propria condizione sotto una coltre di aggressività caratteriale che si era cucito addosso alla perfezione. Quel nome cazzuto gli era cascato tra capo e collo al momento della nascita per colpa di Edda, sua madre. La disputa su come chiamarlo, la prima dal giorno del matrimonio, aveva dato avvio a una sequela di dissapori con il marito che durava tuttora. «Mi spieghi perché vuoi dargli il nome di un criminale?» le aveva domandato il papà di Umberto. «Perché mi garba assai!» aveva risposto secca Edda col suo accento fiorentino, ma mentiva. L'intento era di compiacere il padre Marino, fervente monarchico, sul letto di morte, donando al piccolo, con una sola mossa, sia il nome del capostipite dei Savoia, Umberto dalle Bianche Mani, detto il Biancamano, che del suo epigono, Umberto I, detto il Re Buono. Un sovrano iellato quest'ultimo, freddato a Monza all'inizio del secolo dall'anarchico Gaetano Bresci, tornato apposta dall'America per compiere l'attentato. Voleva vendicare i morti di Milano del 98. Gli anni che finiscono in 8 sono sempre turbolenti in Italia. Il Gaetano era stato un cervello in fuga ante litteram che aveva avuto la buona idea di rientrare in patria al fine di levarsi quell'innocente sfizio. Ma perché ho scritto Re con la maiuscola? In fondo, anche Manzoni da bambino si rifiutava di farlo. Meglio scrivere Re adoperando caratteri minuti. Umberto di Capestrano affrettò il passo lungo la strada che conduceva alla stazione di Monza. Non voleva certo mancare il treno per Como atteso in città di lì a poco. Aveva deciso di arrivare alla ferrovia percorrendo via Solferino, che correva parallela a via Marsala, ma assai meno trafficata di quest'ultima. Il ragazzo optava sempre per tragitti poco affollati e rumorosi se poteva scegliere. La strada, inoltre, era a senso unico e le vetture non potevano sorprenderlo da dietro. Umberto non tollerava la presenza di qualcosa o qualcuno alle spalle. Se doveva raggiungere a piedi il Parco Reale, ci arrivava zigzagando rapido lungo le strade meno battute dalle automobili e più ricche di alberi, seguendo una sorta di itinerario naturalistico che esisteva solo nella sua mente. Sebbene non fosse in ritardo, quel giorno Umberto avrebbe voluto correre per assecondare la propria indole ansiosa. Tuttavia, nello sforzo di emendarsi, fece violenza su se stesso e si limitò ad accelerare la marcia, soffocando così ogni sua inquietudine adolescenziale. Non sarebbe stato comunque facile muoversi veloci con il pesante zaino arancione in spalla. Lo aveva riempito con qualche abito adeguato a una vacanza di 2 o 3 giorni, aggiungendo poi una scatola di biscotti, una di aspirina, il binocolo Zeiss e la cinepresa Canon Super 8 comprata a Natale. All'ultimo istante aveva deciso di portare con sé un libro intitolato Le figlie di Bernabò. Era riuscito a sfogliare soltanto i primi 2 capitoli del volume, ma contava di terminarne la lettura entro pochi giorni. Di fronte all'ospedale San Gerardo, un gruppetto di ragazzi uscì dal padiglione del servizio per le tossicodipendenze dopo aver ricevuto la dose quotidiana di metadone. Gli operai, intenti a eseguire riparazioni sul tetto, li osservarono con disprezzo. Umberto fece altrettanto. Le fattezze dell'edificio lo facevano somigliare più a un museo in stile neoclassico che a un nosocomio. Poteva anche essere scambiato per un teatro.
Il timpano centrale della facciata, come pure i tre portoni ad arco, rammentavano vagamente l'ingresso del teatro alla Scala di Milano. Invece era proprio un ospedale, benché il suo status di struttura sanitaria non fosse evidenziato da alcuna bandiera. La legge che obbligava a esporre il tricolore su ogni edificio pubblico era di là da venire. E ciò per non irritare i militanti del Partito Comunista Italiano, che vedevano quel drappo come fumo negli occhi, come un residuo del ventennio fascista. Una volta varcata nella soglia, ci si accorgeva d'essere entrati in una sottospecie di lazzaretto. Padiglioni vetusti, collegati tra loro da scivoli in cemento e sovrastati da tettoie di metallo rugginoso, contagiavano i pazienti di tristezza. La densità di gatti randagi in giardino ricordava quella del Colosseo. Umberto vi era stato internato da bambino. Reparto neurologia. Diagnosi trauma cranico con commozione cerebrale. Intendiamoci, in nosologia medica il termine commozione non sta a indicare una particolare attitudine del paziente al sentimentalismo e neppure al pianto nel momento del ricovero. Tutt'altro. Serve invece a illustrare il movimento che il cervello compie quando viene sottoposto a una rapida accelerazione seguita da un brusco arresto. Fatalmente, la flaccida massa encefalica, che possiede all'incirca la consistenza di un budino, va a urtare contro la teca cranica, divenendo edematosa. Proprio ciò che era capitato a Umberto. Uno dei giochi preferiti che faceva assieme al fratellino era infatti il lancio dal letto a castello. Ci si lasciava cadere dall'alto sopra il divano. Ogni tanto si poteva sbagliare la mira, ma le conseguenze non erano mai troppo serie. Quella volta invece la botta contro il muro era stata forte e dopo i primi conati di vomito il medico aveva predisposto un immediato ricovero. I due bambini erano gemelli, ma in comune non avevano nulla a parte l'imbecillità. L'eloquio assatanato adoperato dal ragazzo era in parte dovuto al suddetto trauma infantile. Trauma cranico, si intende. Di fronte all'ospedale San Gerardo stava l'edicola dei giornali. Una costruzione senz'altro meno austera, ma più utile dell'infame nosocomio. Veniva gestita da Pasquale il Pugliese, ex allievo del padre di Umberto, quando ancora insegnava alle medie inferiori. Uno sciroccato che per il fatto di essere nato a due passi da Milano si sentiva un lombardo a tutto tondo. E tondo lo era per davvero a causa di un'obesità precoce, ma le sue fattezze non ricordavano neppure alla lontana l'armonia di un cerchio. Umberto e Pasquale erano amici da tempo. Un'amicizia alquanto particolare la loro. Ogni volta che i due si incontravano, davano vita a intense discussioni, sfottendosi pesantemente a vicenda e senza badare ai clienti bigotti che li ascoltavano atterriti. Spesso lo scherno degradava nell'insolenza più greve. Eppure ad entrambi stava bene così. D'altronde, se non ci si insulta tra amici, con chi lo si può fare? Con gli estranei no, di certo, non sarebbe educato. Gli insulti vanno sempre e comunque riservati agli amici. E Umberto e Pasquale erano amici, grandi amici. Umberto sapeva bene quali tasti premere per farlo sbiellare a dovere. Lo sorprese sul retro del gabbiotto a sistemar giornali e lo salutò adoperando il consueto epiteto. «Ciao, microcefalo! Come stai?» Quello nel voltarsi di scatto lo aggredì rabbioso. «Pezzo di imbecille! Parli proprio tu che ti sei fatto segare al liceo!» «Beh, ma io in ogni caso posso recuperare! Tu invece...» «Io invece che cosa? Non ho mica potuto studiare io!» «Ma sentilo il piangina! Non tirare fuori la solita scusa!» «Cosa vuoi dire, deficiente?» «Quelli come te, quando si accorgono di avere il cervello di uno scimpanzé mongoloide, mollano subito la scuola per costruirsi un alibi!» «Se sono rimasto indietro è per colpa di tuo padre, idiota! Guarda che figlio ha tirato su!» «Sei tu che non hai voluto studiare!» «Non è vero!» «Certo che è vero! Me l'ha detto che alle serali dormivi, sai?» «Hai mollato i libri per dedicarti a quest'edicola del Menga!» «E allora? Ho fatto qualcosa di male?» «No, però ti sei formato soltanto sul calendario di Frate Indovino!» «Questo lo dici tu! Ho letto ben altro io!» «Cosa vuoi aver letto, Baluba? Al massimo avrai sfogliato qualche porno rivista senza nemmeno leggere le didascalie!» disse Umberto. «Ma almeno le fotografie le hai guardate bene!» «E a te che te ne frega?
Ah, a me niente. Ma a tua moglie sì. Mi ha detto che sono anni che non si diverte a letto. Perlomeno con te. Ma adesso vengo fuori e ti spacco la faccia. E io ti ficco due dita negli occhi. Così diventi cieco grazie a me. E non per le seghe che ti fai leggendo certe porcherie. Attento, se ti è cieco per davvero, per te son guai seri. Le porno riviste in braille non le hanno ancora inventate, non lo sapevi? Ma quali porno riviste? Ha parlato lui, che compra solo giornali che trattano di uccelli. Cosa sei? Un ricchione in incognito? No, li compro per imparare qualcosa sulle quaglie. Specialiste in salti, ancora a menare il torrone per quella storia. Sei un volta gabbana, e poi non son qui a menare il torrone, ma il terrone. E chi sarebbe il terrone? Tu, mi sembra ovvio. Vedi altri terroni in giro? Io son nato a Cinisello. D'improvviso Umberto udì alle spalle una voce conosciuta. Allora, la finiamo con questo razzismo. Io non sono razzista. Io odio tutti alla stessa maniera, rispose il ragazzo a muso duro. Don Giuseppe Castoldi, in arte Peppino, il parroco del quartiere, aveva ascoltato ogni parola, decidendosi infine ad intervenire. E insisti? Ma da cosa nasce il tuo astio? Da bambino non eri così indemoniato. Questo è vero. Lo son diventato dopo, al catechismo, a furia di leggere l'Avvenire. Taci, o racconto tutto a tuo padre. Oddio, che paura! Son tutto un tremore. Zitto! E lascia lavorare Pasquale. Perlomeno lui fa qualcosa di utile. Di utile? Ma se vende solo copie di Famiglia Cristiana, un giornale più stupido dell'acqua di Lourdes. Anche le bestemmie adesso? La vuoi smettere? Compra quel che devi comprare e vattene. Allora, cosa vuoi? Gli chiese Pasquale. Dammi Famiglia Cristiana. Come carta d'accesso è ottima, però mettila dentro a Playboy, altrimenti mi vergogno. E già che ci sei, dammi pure una rivista anarchica da leggere in treno. Quale? Re nudo. Ma bravo, si congratulò Pasquale nel porgergliela. Vai in giro con certa robaccia, che poi ti sbattono in gattabuia come han fatto con Valpreda. Pietruccio l'hanno scarcerato, pirla. In via provvisoria, rispose l'edicolante. Però l'hanno dovuto liberare. Se invece leggo Famiglia Cristiana, rischio di finire in seminario come Don Peppino. Meglio la galera. Se non te ne vai, ti rovino, minacciò il parroco. Muchela, prete. Leggila tu quella fuffa pontificia che infescia l'edicola di Pasquale. A Umberto capitava spesso di adoperare termini dialettali nelle discussioni, specie nei momenti di massima tensione. Dagli quella rivista e che se ne vada in fretta, disse il sacerdote. Me ne vado perché devo prendere il treno, non perché me lo dice lei. Dagli quella rivista, tanto il Signore acceca sempre chi vuol perdere. Sicuro? Domandò Umberto. Con San Paolo è accaduto proprio il contrario. Il religioso rimase spiazzato dalla risposta, tuttavia tornò subito alla carica. Vai, vai, e cerca di venire in chiesa più spesso se ti riesce. Grazie. Ma preferisco suicidarmi coi lassativi. Quando fu a distanza di sicurezza, Umberto gridò al parroco. E lei? Dia una ripassata alle sacre scritture! Non la facevo tanto ignorante! Il ragazzo si allontanò, lasciandosi dietro un capannello di clienti frastornati e indignati da tanta veemenza. Ad essere sinceri, qualcuno ridacchiava, ma erano pochi, una minoranza. E la cosa a lui non interessava affatto, indifferente com'era sia alle critiche che alle lodi. Quel round l'aveva vinto Umberto, ma spesso non finiva così. Ogni tanto capitava che fosse lui a prenderle, e non solo in senso figurato. Ogni qualvolta il ragazzo si impegnava in una discussione, la rissa era dietro l'angolo. Ogni incontro uno scontro. Ma alla fine, l'ultima parola era sempre la sua. D'altronde era fatto così. Si comportava alla stregua di uno sfaccendato che aveva imparato ad assumersi le proprie responsabilità, nel senso che a ogni affronto rispondeva colpo su colpo. Peccato non si accorgesse mai di essere lui il provocatore. Ma lo si doveva scusare. Aveva soltanto 17 anni. Prometteva bene quell'assolata mattina di sabato. Umberto, carico come una molla, sentiva d'avere in pugno il mondo. Lo si intuiva dalla sua andatura grandiosa.
il clima era splendido, una delle rare giornate, al massimo 5 o 6 all'anno, in cui, guardando verso nord, si potevano scorgere le cime innevate delle Alpi cingere a corona la grande pianura, che quei piscuani di meteorologi del campo dei fiori di Varese si ostinavano a chiamare Catino Padano. Stupida locuzione che dava ad intendere a chiunque si trovasse ad ascoltare il gazzettino di Rai 1 alla mattina di vivere all'interno di una sorta di scodella acquitrinosa chiusa da un coperchio atmosferico di nebbia e smog. Umberto era stato invitato da Sara a trascorrere alcuni giorni di vacanza a Moltrasio, un paesello collocato sul ramo sfigato del lago di Como che non aveva avuto la fortuna di comparire nell'incipit dei Promessi Sposi. La sponda sinistra, insomma, distante dal confine elvetico soltanto un paio di chilometri in linea d'aria. La costa lacustre, che da sempre aveva onestamente vissuto più di contrabbando che di turismo. La prospettiva di una nuova esperienza gli aveva infuso la giusta dose di buon umore e una sottile sensazione di libertà lo pervadeva. Viaggiare da solo era un'avventura quasi sconosciuta per lui, data la giovane età, ma soprattutto a motivo della sua indole abitudinaria, poco propensa a vacanze e spostamenti. Sara Tadorna, una donna attraente di circa 50 anni, alta e con una massa di capelli neri sciolti sulle spalle. Aveva uno sguardo curioso, teneva le palpebre chiuse a fessura e le enormi pupille brillavano di malinconia. Le sue figlie, Anna e Giulia, erano entrambe amiche di Umberto. Anna, la maggiore, aveva compiuto da poco 25 anni. Era stata lei la prima a conoscere il ragazzo, presentandolo poi alla famiglia. Si erano incontrati per caso una sera d'ottobre, durante una proiezione di diapositive sulle Dolomiti presso la sede del CAI, il Club Alpino Italiano di Monza, all'epoca collocata in via Giuseppe Longhi, un vicolo incastrato nel centro storico della città. Nel buio della sala, gli spettatori guardavano lo schermo, ma Umberto scrutava Anna. Capelli neri, bocca larga e uno sguardo da infarto, per tacere del piglio sfacciato del suo carattere. Questo, l'identikit di Anna, molto simile a quello della madre che rispetto alla figlia esibiva pure due seni pesanti. Quella sera Umberto era giunto in via Longhi con largo anticipo e si era accomodato in prima fila nella sala ancora vuota. Aveva dato uno sguardo alle fotografie appena ritirate dal laboratorio ed era stata proprio l'immagine di un falco pescatore carpita nella laguna di Orbetello a suscitare l'interesse di un signore che gli si era seduto accanto. Lo sconosciuto gli aveva mostrato le sue fotografie e prima di congedarsi gli aveva presentato Anna. La piccola Giulia invece non le somigliava affatto, avendo un carattere del tutto antitetico rispetto alla sorella. Timida e malinconica, era un fagottino che frequentava il liceo linguistico insieme a Jasmine, l'amica del cuore, l'unica su cui poter contare nei momenti di bisogno. D'indole riservata, coltivava due sole passioni, l'amore per la lettura e per gli animali. All'interno di una gabbietta collocata in camera da letto, custodiva la piccola Minou, una femmina di coniglio nano cui era morbosamente legata. Forse per questo nutriva un profondo rispetto per Umberto, ben conoscendo il suo interesse per le bestie. La poverina non poteva certo immaginare quanto intenso fosse il disprezzo del giovane nei confronti di taluni animali domestici e di una specie in particolare. Alcuni mesi addietro, Anna aveva presentato Umberto alla madre in occasione delle festività pasquali, ben conoscendo la passione di lui per le escursioni e le tecniche cinematografiche. «Buona Pasqua, signora!» le aveva detto il ragazzo sull'uscio di casa, porgendole una colomba mandorlata. Si erano poi accomodati in salotto. «Dove insegna, signora Tadorna?» chiese Umberto. «Al liceo linguistico, letteratura inglese. E la sua passione per la fotografia?» «Quella è nata a Londra tanti anni fa. Cosa vuoi?» aveva aggiunto. «Quando si ha in casa una ragazza che studia a Brera, è normale che le arti figurative contagino un po' tutti. E devi sapere...» Il suono di un pianoforte interruppe il colloquio. Proveniva dalla stanza attigua. «È Giulia che studia musica?» chiese Umberto. «No», rispose lei. «È sempre Anna. Giulia non è portata per lo studio. Perde solo tempo. Passa i pomeriggi immersa nei suoi romanzi idioti. Da quando poi ha scoperto che Liala è nata a Carate Urio, sopra Moltrasio, ma ha riempito la casa con quelle schifezze.
I due erano rimasti a chiacchierare fino all'ora di cena. Umberto notò come ella sorridesse di rado e solo se non poteva proprio farne a meno. Teneva le labbra ancor più serrate delle palpebre e ogni parola che le usciva di bocca veniva ponderata, soppesata. Al momento del congedo, Sara aveva invitato il ragazzo sul lago. «Perché non vieni a trovarci a Moltrasio?» «E perché no?» aveva risposto lui. «Ho bisogno del tuo aiuto per un certo lavoro». «Un lavoro? E quale?» «Sono superstiziosa. Se te lo dico adesso, va tutto a monte. Vieni e lo saprai». Avevano fissato per il 1° di giugno. In seguito, però, Anna si era vista costretta a telefonare a Umberto, pregandolo di attendere ancora una decina di giorni prima di partire. «È successo qualcosa?» le aveva chiesto il ragazzo. «No, soltanto un piccolo contrattempo». «Cioè?» «Quella scema di Giulia è salita a Moltrasio senza avvertirci». «E allora?» «Si è portata dietro Jasmine e altre due amiche. Siamo rimaste senza letti». «Ho capito. Avvisami tu quando posso venire». «Strana telefonata, quella di Anna», meditava Umberto. Tutti in casa Tadorna, compresa la piccola Giulia, erano al corrente del suo arrivo e non riusciva a capire come avesse potuto generarsi un simile malinteso. Inoltre, alla cornetta, la voce della ragazza pareva tesa, elusiva, quasi allarmata per qualcosa di spiacevole. Tuttavia, il momento di partire era arrivato, in coincidenza col bel tempo. Aveva piovuto molto nei giorni passati, saturando l'aria di umidità. Il sole si era fatto desiderare a lungo, ma adesso pareva proprio che l'estate potesse iniziare il suo corso. Meglio di così non poteva andare. Un clima tetro e soffocante aveva avvolto il paese nei mesi antecedenti. Il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, era stato rapito dalle Brigate Rosse il 16 maggio del 78 in via Fani, a Roma. La polizia aveva vagliato ogni genere di segnalazione. I sommozzatori si erano persino immersi nelle acque ghiacciate del lago della Duchessa, in cerca del cadavere, che invece venne ritrovato il 9 maggio in via Caetani, nel centro della capitale, chiuso nel baule di un'automobile. Per intere settimane la televisione non aveva parlato d'altro, diffondendo tra la gente angoscia, malumore e sospetto. Principalmente sospetto. Appelli alla delazione erano stati rivolti ai terroristi in clandestinità, mentre i cittadini venivano invitati a collaborare tramite messaggi radiofonici. «Chiunque noti persone equivoche nel proprio quartiere o condominio, si rechi al più presto alla questura più vicina per la segnalazione. Ogni dettaglio può rivelarsi utile alle indagini». Tutta quell'ansietà aveva fatto evaporare l'innata allegria degli italiani. L'apprensione era leggibile sulle facce degli uomini che incrociavi per strada. L'omicidio di Moro era stato un potente colpo di coda del terrorismo generato dai torbidi iniziati una decina di anni addietro, nel 68. La spinta rivoluzionaria del movimento andava scemando ad agio, come si poteva dedurre da tanti piccoli indizi. I giovani cominciavano a vestirsi con maggiore eleganza. Gli eschimi erano soppiantati da giacche sportive e le ragazze nascondevano i jeans laceri nei cassettoni per assaporare quanto fosse inebriante indossare una gonna. Magari non troppo corta, ma pur sempre una gonna. Gli slogan politici che imbrattavano i muri andavano stingendo con la stessa rapidità con cui calava l'entusiasmo militante di coloro che li avevano vergati. Le convinzioni politiche dei cittadini mutavano con la stessa noncuranza con cui ci si cambia un paio di mutande. Sporche. D'altronde, se è vero, come è vero, che solo gli stupidi non cambiano mai idea, l'Italia è senza dubbio un paese sovrappopolato da geni. Da geni come Pasquale, per intenderci, che al fine di ottenere la licenza per l'apertura dell'edicola aveva stracciato senza remore la tessera del Partito Comunista, passando armi e bagagli alla Democrazia Cristiana. Coadiuvato in quest'opera di prostituzione politica dai sapienti consigli del summenzionato Don Giuseppe Castoldi. L'attitudine alla repentina conversione ideologica si estrinsecava preferibilmente nei periodi di crisi politica. Ad esempio, se la classe egemone in declino era sul punto d'essere rimpiazzata da quella nascente. E avveniva con una celerità inaspettata, specie se codesti geni si venivano a trovare nella fazione soccombente, tra le molte in lotta per il potere.
Anche il mestiere esercitato aveva un peso nella maggiore o minore fermezza ideologica delle popolazioni italiche. Gli operai e i contadini cambiavano a rilento le loro convinzioni, mentre il dottor Andreani, un sordido banchiere che campava di finanza, mutava opinione politica con la coerenza oscillatoria di un listino borsistico nei giorni di volatilità. È stupefacente osservare come il mestiere di un uomo ne condizioni pure il modo di pensare. Il dottor Sergio, così lo chiamava la famiglia di Umberto, era il dirimpettaio del quinto piano. Proveniva da una casata di ferma fede fascista. Suo padre, nel 19, era stato un sansepolcrista e quindi podestà in un paesino poco distante da Monza. In seguito all'8 settembre del 43 aveva vissuto una profonda crisi spirituale che lo aveva portato, nell'immediato dopoguerra, a diventare democristiano. Scomparso prematuramente nel 49 all'età di 87 anni, si era ingegnato di tramandare con tanta coerenza politica al figlio, che ne aveva raccolto e difeso l'eredità intellettuale, facendola fruttare tanto quanto i quattrini risparmiati nei lunghi anni di investitura alla carica di podestà. Il dottor Sergio, uomo di una taccagneria assurda, se avesse potuto, avrebbe riciclato persino i preservativi. Probabilmente non s'era sposato per risparmiare sui confetti e quindi viveva da solo, ma senza farsene un cruccio. Alla sera, quando tornava a casa, c'era pur sempre il beneamato Zerbino ad accoglierlo con un caloroso benvenuto. Lui ricambiava la cortesia, evitando di sfregarci sopra le suole imbrattate di fango, cosicché la sua dimora era lercia come quella di Oblomov. Della cucina poi meglio non parlarne. Basti ricordare l'abitudine di Andreani di lavare le pentole solo all'interno, per risparmiare detersivo. A Carnevale i bimbi del cortile lo canzonavano chiedendogli: «È vero che adoperi i coriandoli con l'elastico?» Il meglio di sé lo dava però nella disposizione degli alimenti all'interno del frigorifero. Ogni prodotto era ordinato per data di scadenza e nello stesso ordine veniva pure consumato. Se ad esempio un barattolo di conserva di pomodoro capitava accanto ad un piatto di pasta avanzata dal pranzo di mezzogiorno, la cena non poteva essere altro che pasta al sugo. Il dramma era quando vicino al pomodoro veniva a trovarsi del pollo fritto o degli spinaci bolliti. Pur di evitare lo spreco della conserva, il dottor Sergio non faceva altro che versarla stoicamente sulla pietanza. Nel quartiere in molti giuravano di averlo sorpreso nell'atto di addentare una fetta di Sant'Onorè scarlatta. Ma qui si entra nel campo delle leggende metropolitane. Non era mitologico, invece, il racconto che Umberto, da bambino, aveva fatto alla madre, rivelandole di aver colto il dottor Sergio a barare con lui a battaglia navale. L'Andreani si vantava pure d'essere un puttanofilo incallito. Una volta il parroco osò chiedergli il motivo di certe assidue frequentazioni. «Le donne che non paghi subito sono quelle che ti costano di più», fu la sua lapidaria risposta. Un giorno l'Andreani aveva notato Anna entrare in casa di Umberto ed era corso a domandargli chi fosse la splendida ragazza. «Una mia cugina di Sulmona», gli aveva risposto lui. «È qui per un concorso, ma fra due giorni riparte». Ogni qualvolta il dottor Sergio incontrava il ragazzo, lo consigliava col cuore in mano a non occuparsi di politica, forse perché non desiderava troppa concorrenza. Diceva che la politica l'era una roba sporca. Pensiero indubbiamente originale. Un uomo cinico, il dottor Sergio. Tuttavia Umberto lo trovava interessante, poiché i cinici, come scriveva Kipling, sono i più grandi idealisti. Gli aveva persino concesso il privilegio di farsi rampognare senza fare una piega. Era accaduto pochi giorni prima, quando l'Andreani aveva saputo che egli aveva partecipato a una manifestazione studentesca a Milano, degenerata in scontri di piazza con la polizia. «Ma sapete che gli ha fatto quella fava del mio figliolo?» gli aveva detto sua madre bloccandolo nell'androne del palazzo. «E giù a spifferare ogni cosa, anzi ogni cosa», come diceva lei con la C aspirata. «E giù ancora a smadonnare, con una foga tale da far impallidire anche la più becera sguattera dell'angiporto livornese». «La vita è strana», pensava Umberto. Poteva capitare che il figlio di un sansepolcrista, la cui fortuna era stata edificata grazie al manganello di papà,
ti facesse una ramanzina contro l'uso della violenza. E solo per farsi bello agli occhi dei suoi genitori, l'apoteosi dell'ipocrisia. Ma lui, il dottor Sergio, restava ad ogni modo simpatico per via dell'accento toscano, tanto simile a quello di mamma, fiorentina anch'essa. Di sicuro, l'unica ragione per cui non lo aveva mandato a farsi fottere, come di solito accadeva in simili frangenti. O forse anche perché era rimasto ammutolito dall'infima levatura delle argomentazioni esibite dall'uomo nel suo sermone da pianerottolo. Da un bifolco ignorante come lui, il ragazzo si sarebbe atteso l'ermeneutica della Gazzetta dello Sport, oppure l'esegesi della Finocchiona. Non certo la trattazione di argomenti di politica interna di cui non possedeva alcuna competenza. In fin dei conti, l'Andriani andava predicando, urbi e torbi, la buona novella sulla politica che l'era una roba spurca. Perciò ogni qualvolta, suo malgrado, era costretto a parlarne, lo faceva col medesimo entusiasmo che adoperava nell'impiego dello scopino del cesso. Un poveraccio, l'Andriani, con la vita rovinata da una donna che non aveva avuto.